Una delle domande più frequenti quando mi chiedono sulla tecnica arco nudo, una delle domande più frequenti è quella che non riescono a mantenere la punta della freccia sul giallo. Anzi, c'è un fil rouge, c'è una cosa che in continuazione avviene è che vado in ancoraggio, però la punta me la ritrovo bassa. E una volta che sono in ancoraggio, la punta è bassa e che faccio? E non riesco più a riportarla nel giallo. Peggio ancora, se io cerco di mantenere la punta nel giallo, se io cerco di mantenere la punta nel giallo per far sì che non vada o bassa o alta da un'altra parte, non riesca più a effettuare la collimazione. Niente, alle volte anticipo il tiro, quindi parto nel giallo e alle volte mi scappano le frecce. Che fare? Allora, intanto forse l'approccio tecnico è sbagliato. Allora, intanto quando noi dobbiamo mirare, quando noi dobbiamo effettuare la mira, dobbiamo ricordarci, e questo va allenato molto 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 bene, e vedremo in prossimo video come allenare questo piccolo particolare, dobbiamo far sì che non avvenga una vera e propria collimazione. Noi non dobbiamo cercare di mettere a fuoco sia il centro da colpire che la punta della freccia. Teoricamente o uno o l'altra. Ad esempio nelle armi da fuoco o comunque nel tiro a segno sia a fuoco che ad aria compressa si mette a fuoco la punteria, quindi si mette a fuoco il mirino sulla volata con la diotra da traguardare e si mette a fuoco questo, si vede completamente sfocato il piccolo particolare. Ad esempio nel caso delle pistole o dei fucili a 10 metri, veramente il centro è veramente piccolo, non si vede neanche ad occhio nudo. A noi conviene, cerco di ispirarvi su questo fatto, a noi conviene mettere a fuoco il centro del bersaglio e mantenere comunque sfocata la punta della freccia. Che in ogni caso non sarà mai nello stesso punto, nonostante che noi facciamo tutti i centri. Quindi dobbiamo partire già da questo presupposto. Mettere insieme centro e punta è deleterio. Punto. E questo non c'è discussione, non c'è dubbio. Non è conveniente. Ecco, non è che sia sbagliato perché c'è chi lo fa con ottimissimi risultati. Però non ci conviene, non è conveniente, ci può portare all'anticipazione del gesto, ci può portare a tantissimi fattori che vanno comunque prevenuti. Quindi cosa dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Allora, intanto dobbiamo allenarci e vediamo poi l'allenamento sulla mira, lo vediamo in un altro video. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo allenarci a pensare che la mira, qualunque essa sia, la mira è l'ultima cosa, la penultima cosa da fare. Quindi, prima di tutto dobbiamo concentrarci sulla nostra postura, sulla nostra forma di tiro, sulla nostra tecnica ed effettuare una collimazione, occhio al centro del bersaglio, non preoccupandoci minimamente della mira. Quindi, cosa dobbiamo fare? Lo sto guardando la punta della freccia? No, di sicuro non lo sto guardando. Quindi, cosa faccio? Uno, due. Cerco di attivare tutti i muscoli dorsali, sono in allineamento. Mentre faccio questo, non ho fatto altro che guardare il centro del bersaglio, il centro da colpire, quindi il mio occhio è fisso sul centro da colpire, qui, fisso qui, sul centro da colpire. La punta della freccia la vedo, tra guardare e vedere c'è una bella differenza, la vedo sfocata che parte in alto, si abbassa e mentre faccio
gli allineamenti, i contatti, il trasferimento, il mantenimento e tutta l'azione, percepisco la punta della freccia in un dato punto, per me la mia zona di conforto di vedere la punta sfocata è sulla destra del centro, quindi la vedo in questa posizione, che ballonzola qua in questa posizione, guardo sempre qua dentro. Cosa guardo qua? Guardo la molecola di questa X, non la X, la molecola della X. E se quando sono in forma guardo l'atomo della molecola della X. La punta sfocata è bella grande ed è in questa posizione. Nonostante questo sono basso, nessun problema. Mi alleno, adesso poi vedremo come allenarci. Mi alleno a portare la punta, guardando solo questo punto, a portare la punta qua così. Quando la punta va a finire così, durante gli allineamenti. Vediamolo di nuovo, vediamolo dal vivo. Ok, aggancio il centro del bersaglio e il mio sguardo non molla la molecola del centro del bersaglio. Vado in ancoraggio. Ora la punta della freccia ballonzola sulla destra del giallo. Mantenimento, trasferimento, espansione, rilascio. Ok? Provate a fare questo movimento. Rivediamolo. La punta non andrà più bassa. La punta non andrà più bassa perché non vi concentrate sulla punta. E questo è il segreto. Il segreto non è concentrarsi sulla punta. Il segreto è concentrarsi sul punto da colpire. Concentrandoci sul punto da colpire, tutto avverrà di conseguenza, in modo molto più tranquillo, molto più economico, molto più semplice, molto più ripetibile. Vediamolo di nuovo. Aggancio il centro del bersaglio, lo guardo. Ora allineamento, espansione, rilascio. Semplice? No, non è semplice. Non è semplice, però ci si arriva. Ok, non fermiamoci, non dobbiamo guardare la punta della freccia. Perché cosa succede se guardiamo la punta della freccia? Se guardiamo la punta della freccia, noi arriviamo e siamo bassi e poi non ci alziamo più. Ma noi invece cosa abbiamo fatto? Guardiamo il centro del bersaglio, 1, 2. Non sto pensando alla punta, la punta ballonzola, la testa è fermissima, la punta ballonzola e rilascio. Guardando sempre il centro del bersaglio. Noi siamo, gli esseri umani hanno prerogative straordinarie, hanno la propria percezione, il senso cinestetico veramente che risolvono da soli tutti i nostri problemi, basta affinarli. Quindi affidatevi alla propria percezione e al senso cinestetico. Questo vi risolverà tutti i problemi. Lasciate che sia il subconscio ad occuparsene, non dovete occuparvene voi. Dovete sì addestrare il subconscio, ma dovete poi lasciare tutto a lui. Iscrivetevi al canale, scrivetemi nei commenti se avete provato e cosa è capitato e niente, io vi auguro il meglio. Ciao a tutti.